Avete scelto Regno del Lago. Complimenti per l'ottima scelta. Benvenuti in questo video. Regno del Lago. Regno del Lago sia, che stiamo arrivando, raga. Oh. Ma io devo ancora restituire il costume a Gabo. È vero. Ma ormai è già tuo. Cosa c'entra? Chi è che sa anche che è Gabo? Ma tu sai nuotare? Io per meno male che ho fatto il corso quando facevo scienze motorie. Ah, in questo regno del lago hanno rubato un anello a una tizia, a qualcuno, per il matrimonio di Peach con Bowser. No, veramente dicevano che qua c'è quel meraviglioso sì, anello. Che vogliono rubare. Adesso vogliono rubarlo. Brothers! I Brutos! Come i Brothers! Come i Brutos! Sapete chi sono i Brutos? Sono i Brutosauri! No, guardate un attimo questo video, vedete chi sono i Brutos! Fa ridere, anche Brutos! Ok, vabbè, andiamo avanti. Vestito da... Ah no, qua prendono il vestito da cerimonia. In questo livello. Cerchiamo l'une subito, perché ce ne servono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cos'è quella cosa lì sott'acqua? Bello! Guarda un po'. Una cerniera! Una cerniera che taglia però. Le monete di questo posto sembrano a forma di goccine con delle squame dentro. No, ma io volevo ancora la cerniera, era bella. Ma adesso passano al velcro, secondo me. Ah, ma c'è un'altra, eccola, guarda. Volevi una cerniera, ecco, ti accontentato. Vai, ma fai guarda, in grosso. Segue il percorso. Un mondo sommerso. Sì, ho fatto il corso di nuoto, allora. Attenzione ai spuntoni. Guarda le guance di Mario. Deve essere una soluzione per stare sott'acqua. Sì, diventare un pesce. C'è dei pesci anche fuori d'acqua. Luna! Di un bel rosa pesca. Che colore è? Ma lui colore è? È il nostro grafico, ci dà i dettagli. Vabbè, sì, è vero, lui sa tutti i colori. Lui ha la barra dei colori qua, sì. Guarda, adesso è uscita una barra dei colori. Ma qua sono le alghe, qua fanno sushi, raga. Ecco, guarda, pesci smack. Ah, ma sai che te lo dicevo sempre? Pesci smack, guardate questo video. Butta nel fiume. No, è bellissimo. E sono questi. Guardate un attimo. Oh, raga, sono i miei preferiti. Io mi ero innamorato di questi. Guardate un attimo questo pezzo del mio video, è un cortometraggio che ho fatto. Devo fare qualcosa per averlo. Getta queste monete al fiume dove ci sono i pesci snack. Ah, ok. Ma bravo! Vedo che hai fatto quello che ti ho detto di fare. No, ma è bellissimo. Ma il bello avrà nella vita reale i pesci smack. Sì. E che compagni. E adesso quello che è successo, possiamo... Qui c'è una qualcosa adesso che sono diventato io stesso. Oh, ma questo te lo ricordi anche in Super Mario 64. Ok, bene, ci mancano solo più 6 lune. Aiutatemi. Sono un pesce fuor d'acqua. Guardate. Aiuto! Ma tagliatene da qui! Non te voglio baciare, ma come mai sono così scorbutici? Ma non lo so! Ah, la cerniera! Una porta? Dove porta? Dove porterà la porta, raga? Un'altra cerniera! Beppe, questa potrebbe anche essere una cerniepoca! Voglio un like già solo per questa battuta. Sì. Oila. Devo portare una chiave. Chiave. È la chiave. No, questa è la chiave del mistero. È il buco della chiave. Dove no, questa è la chiave del mistero. Una cerniera a forma di T. Qua, cosa c'era di là? Di là non c'è niente. Ma che brutto modo. Ah, no, aspetta, fa vedere. Guarda. Ma mi ammazzo. No, mi devo buttare? Sì. Sicuro? Possiamo anche ucciderci. No, ma non ci possiamo. Ma secondo te c'è un ponte invisibile? Sì. Proviamo. No. Vabbè. No! Ma che cazzo mi fai fare? Il potere lo prendo io. No, lascia! No, ma a me sarebbe piaciuto però se c'era un ponte invisibile. Ci hanno fregati stavolta. Non è colpa mia, Era Nintendo. Ma anche no, ma anch'io tante volte quando ero più piccolo, anche con mio fratello, dicevo: ma secondo te qua si può passare? No? Perché c'era qualche gioco che aveva delle cose segrete così, con le cose invisibili? Io lo facevo dappertutto.
Ho detto, ma lì ci sarà qualcosa di invisibile, un ponte invisibile. No, sempre. E io continuo sempre a buttarmi e cado. E però è bello, chi, se non tenti, come fai? Se non tenti non puoi saperlo. Scusa. Ma adesso un po' i giochi sono cambiati, queste cose qua erano troppo da pro, adesso giocano anche dei casualoni ai giochi e hanno cercato di rendere i giochi più semplici. Umani. Più, no, proprio per tutti. Di qua c'è qualcosa. Occhio, che c'è. Sono finito sotto la cernata. Infatti, è meno ma di qua male c'è qualcosa, però. Aila! Une monete, oh, siamo 887, fra un po' ci compriamo le mutande. Almeno quelle. Raga, quanto è bello vedere Super Mario in mutande. Dopo lo vedremo. Dopo lo vedremo. Guarda lì, guarda qua, aia, guarda quanti cubini, aia, aia. Aspetta, io faccio così e poi faccio girare quello così. Guarda, guarda come gira. Mi piace questa sensazione, questo movimento. Lo taglio quello perché non mi... Tu che giri tanto il cappello, guarda cosa c'è adesso. E cosa succede? Tac, tavola rasa. Ma no, ma poverini! Ma che male ci facevano? Ma quelli lì erano sti lì. Ho fatto solo quelli fuori che... Fuori abbiamo fatto quelli... danno, raga. E chi dice donna ha fatto danno? No? Ha fatto danno. Donna dice danno. Danno. Esatto. Esatto. Dice danno. Certo, certo. Se ci fosse la Peps sarebbe più. No, non è per quello, perché è la Peps, appunto. È normale. Non sono maschilista, solo perché la Peps. Oh, abbiamo bisogno di monete. Sì. Quindi noi con 88 monete siamo 1000. Con 88 monete siamo in mutande. Willa, si nuota! No, dobbiamo cercare le altre 4. Quante manco? 3. Io ne ho vista una in cima lì adesso. No, guarda una qua. No, entra poi nel pesce. Sotto. Nel pesce, il pesce smack. Il pesce smack. Ti piacciono i pesci smack? Sì, tantissimo. Io mi sono innamorato. Innamorato dei pesci smack, ce l'ha confessato. Quindi se facessimo un altro video intervista e ti chiedessero di chi sei innamorato adesso? Dei pesci smack. Scusa. No, però solo quelli meno potenti in Super Mario. Ma non direi, se andate a vedere i vecchi... La cena luna! La vado a prendere subito. Se andate a vedere i vecchi Mario... quelli Super Mario Bros, i primi, quelli che saltavano dai ponti, i pesci fuor d'acqua, erano cattivi. Dove no, laggiù c'era qualcosa. No, no. Cuba, giù c'è qualcosa. Guardalo. Dai, che arriviamo a 1000. Va bene. Prendi ste monete. Va bene. Sono comode da prendere lì. Sono facilissimi, anche là. Che faccia brutta quella lì. Piazza Aquina. Ma sai che i pesci sbebbi sembrano quasi Nemo? Occhio, occhio, eccola che lì. Eccola. Raga, cosa farebbero questi senza di me? Guarda lì. Ma cosa? Sono io che ho trovato sto posto. C'è una vita lassù. C'è una vita? Sì, ho visto una vita. Che vita? Una vita. Una bella vita. Se entriamo qua dentro. Prova. Vattene da qui. Qua potete solo entrare se siete pesci, perché sennò non ce la fate ad andare fino là sotto. Sembra praticamente la versione di The Ring, però sei un pesce. Cosa c'è qua? Capitan Toad. Ciao Toad, come va? Chiedigli qualcosa. Pesce. Ciao Mario, che piacere incontrarti, sono proprio io, Capitan Toad, perché loro parlano così. Ho deciso di lasciare un attimo da parte le mie spedizioni per dedicare del tempo alle ricerche lunenergia. E me ne dai una? Ecco, dammela. Scrivete nei commenti, ha un futuro da doppiatore lui? Di Toddini. Come no? A me quando fa questa voce veramente... Allora, lo scopettone diventa rosso. Madonna, quante... Money. I just opened the money. Sali. 2, 3. Aspetta, Monedio! Monedini! 28! Andiamo subito a comprare. Dov'è il negozio? Forse non so se è aperto. Se è il negozio. Uè, è vero! Dai, entriamo subito. Cosa compriamo? Mutande, ovvio. Indossa ora. Adesso c'è ora. Ciao! Ta-da! Che bello è! È stupendo! Con una roba monete del posto cosa prendiamo? Dai, metti la sticker anche. Ma questo ti piace? No, allora no, prendi la... Questo babaccio da mettere. Il babaccio lì. È quello da mettere nella vasca? No, è da mettere... Sì, ma avessi una vasca sulla Odyssey. Non so dove la faccia... Come fa a fare pipì Mario? Dove fa la pipì? Quando atterra.
Solo quando a terra. Ok, adesso andiamo nella... dove dobbiamo andare? Dove dobbiamo andare per andare? Dove dobbiamo andare? Andiamo dove ci porta la luna. Ah, pensavo al mare che facesse ridere. Prendi un po' di monete, non si sa mai. Money, money, money. Big money, secondo me ci sono. 2D. 2D. Dici? Guardalo sì. Lì. Nota musicale? Componiamo una musica di Super Mario. Dai, adesso ce la faccio, eh. Non vi faccio vedere quello che... ho fatto già due tentativi. Luna! Luna in... in... 2D! Ma là in basso a sinistra, avete visto? Sì. Dove c'è una crepa? C'è... Speranza! Altre 5 monetine. Oh, ce ne manca una, eh. Però io devo fare fuori la Pepsi. Quante ce ne servono? Questa è meglio di Prince of Persia. Vai. Quante, sapete, vi ricordate quante servono per prendere la maschera e il salvagente? 5 per la maschera e 10 per il salvagente. 10 per il salvagente. Sicuro? Sì, mi quindi sembra. Ce ne mancano 4. Ma quello lì ha la faccia simpatica. Noi abbiamo preso lui di gomma. Sì, esatto. Ciao, ti portiamo poi a casa. Ma ce l'ha ancora questo abito. E pian pianino arriviamo. Proviamo a prendere il salvagente. Magari basta il salvagente. Niente, ci serve ancora... ci manca sta chiave, Cupa, no, dovrei andare chiave? A cercare la chiave. No, ci serve il... la luna. No, il travestito. No, il travestito. No, il travestito. No, cosa? Un pesce smack. No, il boccaio con la maschera. Guarda, guarda che belle, vestite da... col vestito da sposa. Stupendo. Facciamone nuovo la pianta. Poi sotto c'è qualcosa. Sì, lo so, dopo lo spacco. Ah, sali anche lì. Ancora. Sì, invece sì. Spacco. Hulk, spacca! Ma no! No! Ma che fregatura! Un dipinto. Vuoi vedere dove ti porta? Dai. Quella, secondo me è quella luna che dicevi. Ah, ok. Entriamo in questo viaggio. Mistico. Mistico e sensuale. Siamo in un buco nero, raga! Sembra io quando studio storia dell'arte. Sembra un po' Dottor Who. Dottor Who è copiato da Super Mario Odyssey, secondo me. Ecco, era questa che dicevi che era sì? Stata... No, è quella laggiù. Comunque, raga, essere col salvagente nel deserto è bellissimo. Ma lo stai usando sto scelto del... Sì, deserto. Salvagente nel deserto. Questo è il salvagente. Perché se trovassimo mai il mare nel deserto un lago grande nel deserto, siamo a posto. Sì, sì, adesso compriamo la mascherina. Ma che tenero, ma la faccia tenera. Sì, dopo lo vediamo sulla quella. Monetine. P, la P. P di cosa? Parcheggio. Parcheggio. No. Di pirla. Aspetta, ma vuol dire che non avevamo bisogno di arrivare... No. No, no, però a sto punto già che ci siamo vediamo che cosa c'è in quella porta. Subito, lo voglio, indossa ora. Okay. Ma siamo sempre da lei. Cosa ti sembrano questi esseri? Volkswagen sembrano. Volkswagen senza il corpo da suo tipo Edgar Allan. Ah beh sì, infatti. Edgar, hai tutta la pelle che trasborda. Era come se qualcosa stesse indossando Edgar. Tipo un abito da... un Edgar abito. No, lì si è impossessato del loro corpo. Dai, andiamo a vedere. Ma perché? No, perché adesso fianco, sono vestito per l'occasione. Sei pronto per farti una bella entra boccata. Pure. Oh. Tu! No, lì dovrei mettere l'abito che andiamo a prendere da Peps. No, non ne sono sicuro. Sì, sì. Quell'abito che è stato rubato che è di lei. Ma lì è l'ascensore. Ma mi spieghi come mai quell'acqua non esce da fuori? Non lo so. Come funziona? È nel tubo. Non è un tubo, se ci entro. Oh! Monete del posto. Guarda lì. C'è qualcosa che piace. Una cerniepoca. Una cerniepoca! Cosa c'è qua? C'è il cappellaio! Lascia. No. Su! Subscribe! E se passassi dall'altra? Una vita da pilota. Io passo dall'altra, non mi piace più passare da quella parte, sono morto. Sempre guardare dietro. Ah, le vicine. Occhio. Vai, 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 che ti pugge il culo. Quando oscali quanti ce n'è? Ma quando salta come fa?
Non ho preso l'app. E adesso? Sotto. Ho visto qualcosa che si muoveva. Si muove da solo. Brutto, brutta cosa, brutta, brutta cosa. Ma che brutta cosa, se no non facevamo salire. E monetine, Loris. Sì, guarda, guarda. 1, 2, 3. La. 4, 5, 6, vola. Luna. E quell'altra non ce l'hai trovata, Trifulaio. Ah, infatti dove è finita? Se qualcuno lo sa. Batta le mani. Ma non è così, vabbè. Bisogna sempre battere le mani. Vabbè, Koopa Nick sì. A Koopa sì, Ok, ci siamo. Boom! Ci siamo. Mizziga. Se no si può ammazzare subito qua. Ne lascio uno così puoi raccontare la storia agli altri. Quanto, quanto sono cattivo. Ne lascio sempre uno. Ecco qua gli amici. Chi è? La chi è? Chi guardala. Chi scenderà secondo te? Secondo me c'è quello lì. No, quello alto, lo sta parlando. È troppo tardi, ci siamo già impossessati del vestito. Ma me lo piglio io il vestito. E chi somiglia a questo? Un personaggio famoso che è stupendo, è stupendo. Che somiglia a questo con le brache, questa polpetta. Ma poi mi piace come balla, guarda. Ah. No, cosa fa? Non mi vede. Guarda, si nasconde dentro il cappello. Ha paura! Non si è abbassato, come hai fa paura, sta- Come fa stare tutto lì dentro? No, sopra io. Me, no. Perché fa così con ma perché ti cerca? Ma mi cerca? Ma non ha capito che riesco a saltare? No, non ho ancora capito. Comunque è più scarso della Peps, La Peps forse sì, la Peps era forte. E meno cagava a bombe, Peps. Infatti. Che non, non digeriva bene. Occhio! Qui è troppo facile. Volkswagen, quando salta come fa? Quando salta? Più forte, fallo più forte che sentilo. Il boss è Lune. Oh, stasera si sboccia. Si sboccia, poveri. Abbiamo ottenuto le tre lune del boss. Grazie per la visualizzazione di questo video nel lago, come che si chiamava? Cioè, il video nel video. No, questo è l'altro video. E sono preoccupata per Tiara. Ok, e dobbiamo salvarla. Vabbè. Comunque, è cambiata un po' l'atmosfera qua. Dovremmo l'ambiente andare... è un po' diverso. Sì. E dovremmo andare... potremmo andare a vedere cosa è successo là. Forse c'è l'abito. Ma se volete vederlo, voglio tanti like, tanti, stavolta ne voglio almeno 50. Grazie per la visualizzazione, mettete mi piace, commentate, condividete a manetta e ci vediamo nel mio prossimo video. A presto, ciao. Iscriviti ora se non l'hai già fatto. Subscribe now. Ah, date anche un'occhiata alla mia pagina Facebook se volete sempre essere aggiornati sui miei prossimi video e se volete avere dei maggiori approfondimenti.